Allora, mister. Ciao Cristina, siamo in diretta dal terreno di gioco del Giovanni Paolo II, dunque siamo con mister La Terza, al quale a caldo chiediamo un commento alla partita, una partita che è stata tiratissima e che ha visto il Taranto vincere per 1-0, partendo dal risultato. Sì, un risultato importante, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, sapevamo di affrontare una squadra che in un ottimo momento, in una divisione. Dobbiamo affrontare una squadra con un ottimo equilibrio, con buone individualità e soprattutto con un morale molto alto. Giocavamo fuori casa, ma abbiamo avuto lo stesso atteggiamento e di questo veramente sono molto contento, un atteggiamento propositivo, un atteggiamento con una mentalità giusta e bravi ragazzi e questa vittoria sicuramente è frutto di tutto il lavoro fatto, ma soprattutto del lavoro che fanno loro in settimana. È con successo impreziosito dal fatto che il Taranto ha chiuso con 6 juniores, di cui 2 del 2001, e contro un Nardò che era la squadra del momento, che non prendeva gol da 5 giornate, che aveva fatto 13 punti in 5 gare. Questa è la dimostrazione di quello che ho sempre detto dall'inizio, di avere una squadra con degli uomini validi e oggi, nonostante tutte le assenze che avevamo, i ragazzi si sono fatti trovare pronti e chi magari ha avuto in questo periodo meno spazio oggi ha fatto una grande partita e parlo di Marino, di Mastro Monaco, ottimo atteggiamento, grande mentalità, hanno giocato una partita ottima e di questo ne sono contento. Questo è frutto sicuramente di tutto il lavoro fatto con l'intero gruppo. Le scelte iniziali, si è partito col 4-3-3 e poi dopo l'infortunio di Matute con il 4-2-3-1 con questo modulo, diciamo, al quale è più affezionato. Sì, e poi abbiamo anche subito l'infortunio di Matute, qualcosina l'abbiamo dovuta cambiare, però come ho sempre detto i moduli alla fine sono solo dei numeri, l'interpretazione è la cosa più importante, oggi i ragazzi si sono fatti trovare pronti anche a partita in corso. Non era una partita facile, questo lo sapevamo, abbiamo tentato anche di giocare nonostante il terreno non fosse proprio dei migliori, e bravi ragazzi in tutto, sia in mentalità che anche dal punto di vista tecnico-tattico, una gran partita. Questa volta il recupero non ha procurato danni, gol subito e espulsioni, addirittura c'è stato un overtime di 1 minuto e mezzo, siamo andati a quasi 9 minuti di recupero. Sì, però alla fine abbiamo sicuramente accusato quella che è stata la difficoltà di quei due pareggi agli ultimi secondi, però abbiamo dimostrato sia domenica che anche oggi di aver accusato, ma anche di aver lavorato sotto quel punto di vista. Non è facile perché poi ti viene l'ansia di sbagliare qualcosina, ma i ragazzi sono stati lucidissimi anche oggi e merito sicuramente a loro perché lavorano tanto e poi quando scendono in campo dimostrano tutto il proprio valore. Allora, mister, possiamo dire il massimo risultato con il minimo sforzo? No, no, assolutamente, minimo sforzo no, il massimo risultato sì, però è stata una partita difficilissima e il Nardò ha grande qualità, tatticamente perfetto e noi siamo stati bravi sicuramente a sbloccarla e poi a mantenere il risultato. Non si sono per niente sentite le assenze di Rizzo, Diaby, Aquadro, giocatori importanti, uno per ogni reparto. Sì, l'avevo detto in conferenza, e sicuramente avevamo delle assenze importanti, ma chi oggi ha sostituito, chi in questo periodo ha giocato un po' di più, oggi è stato eccezionale sotto ogni punto di vista. Non era facile, si sono fatti trovare pronti, merito a loro e adesso ci godiamo sicuramente questa vittoria. Ecco, questo successo che se non vado errato dovrebbe aver issato il Taranto in testa alla classifica, oltre a questo che significato ha per lei e per la squadra? Beh, la classifica noi non vogliamo guardarla, ma non sono frasi fatte, è ovvio che dobbiamo sempre ottenere il massimo risultato, questo lo sappiamo. E per noi sicuramente è motivo di orgoglio per il lavoro fatto fino adesso, prima della sosta. Questa vittoria non è altro che dar continuità al lavoro fatto. Questo ci fa piacere e dobbiamo continuare così sicuramente.